Ed eccoci tornati in diretta con il nostro approfondimento che vuole fare un po' il punto sulle questioni principali che naturalmente analizziamo tutti i giorni sui mercati, ma insomma cercando anche di inquadrare maggiormente come potrà essere il futuro, che cosa potrà riservarci il futuro alla luce ancora purtroppo delle incognite sul fronte del coronavirus. Insomma, in generale l'economia e la geopolitica, i temi caldi, quelli che dobbiamo sempre tenere a mente. Allora, io saluto Alfredo Luis Somoza che torna a trovarci, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. Alfredo, ben trovato, grazie per essere qui. Grazie, buongiorno ai telespettatori e a te ovviamente. Allora, ci sono tante questioni calde, diciamoci la verità in questo momento. La caldissima è sempre il coronavirus, che poi ovviamente si può declinare in diversi modi, no? Perché le prospettive sono ancora molto incerte, proprio perché non sappiamo che cosa accadrà, sia sul fronte dei possibili nuovi contagi, ma anche sul fronte dei vaccini. Quindi questi i primi due aspetti che mi vengono in mente. Partiamo da, Alfredo, da una situazione sicuramente ancora di incertezza, questa è un po' la parola chiave. Sì, incertezza. Tra l'altro ieri Bill Gates è intervenuto su questo tema dicendo quello che più o meno la comunità scientifica va dicendo, cioè che comunque ci attende un annetto prima di riuscire ad avere, se si riuscirà, anche perché non è detto, cioè noi diamo tutti per scontati che ci sarà un vaccino, ma non è assolutamente detto, non è che c'è una certezza matematica. Comunque diciamo che, visto che sono più di 20 le sperimentazioni in corso, più anche il fantomatico vaccino russo che viene già somministrato, e che tra l'altro, attenzione, cioè un po' abbiamo riso un po' tutti quando Putin ha annunciato il loro vaccino, ma adesso che stanno facendo i protocolli con l'OMS, pare che i primi riscontri siano positivi. Quindi ecco, non è da escludere che arrivi qualche sorpresa su quel fronte. Comunque ci aspetta sicuramente ancora un inverno di incertezza. Noi in Italia stiamo vivendo quasi una situazione di sollievo rispetto a quello che abbiamo vissuto, ma la situazione fuori dall'Italia continua a essere molto complicata. Tutto il continente americano è ancora in piena pandemia, ma soprattutto per venire più vicino a noi, alle nostre frontiere vicine e lontane, la Francia, la Spagna, per non parlare dei paesi balcanici, stanno vivendo un ritorno di fiamme di queste. Quindi diciamo che l'ottimismo va bene in generale, però bisogna essere un po' realistici. Quello che ha detto Trump ieri sul fatto di avere un annuncio importantissimo da fare cioè nella campagna elettorale, quindi ricordiamo il 6 novembre si vota negli Stati Uniti. Diciamo che possiamo scartare che entro quella data ci sia qualche cosa di effettivamente testato. Sì, beh, ecco, perché in realtà Trump ha detto proprio potrebbe esserci un vaccino tra 3-4 settimane. Chiaramente però bisogna vedere se sarà testato, anzi no, come hai detto tu, è impossibile proprio a livello di tempistica, quindi magari ci Esatto. potrebbe essere l'ipotesi della sperimentazione di un nuovo vaccino, però insomma è ben diverso dal dire che il vaccino sarà disponibile e che quindi la situazione coronavirus potrebbe essere risolta a breve. Però insomma siamo in Indubbiamente. piena campagna elettorale, quindi ovviamente potrebbe essere la carta che Trump intende giocarsi in questo contesto. Allora, in tutto ciò, così il collegamento sorge abbastanza spontaneo e diretto, Alfredo. I mercati, in un clima di incertezza, hanno bisogno di rassicurazioni. Le rassicurazioni principali arrivano, come sempre, dalle banche centrali. Allora, io ti Certo. chiederei, insomma, sul fatto che oggi è la giornata della Fed, insomma, con l'evento della Federal Reserve, però di mettere un po' in relazione anche le indicazioni che sono arrivate sia dalla Fed con l'ultimo intervento di Jerome Powell, che oggi verrà collegato a quello di stasera, appunto, e però anche la Banca Centrale Europea, quindi per capire un po' come si stanno comportando i due istituti in questo frangente. Beh, per quello che riguarda la Fed, Jerome Powell in qualche modo, poi lo vedremo comunque stasera, però diciamo che gli analisti sono piuttosto concordi su cosa verrà detto stasera. Sostanzialmente ha deciso di non entrare in campagna elettorale. Ecco, tanto per dirla con una frase molto sintetica.
Perché da un lato lui probabilmente parlerà di un obiettivo di mantenere l'inflazione al 2% in media, e quindi quando si parla di media, come è stato spiegato anche dall'ospite prima di me, la media è fatta da 1 e da 3 quando parliamo della media di 2, che vuol dire che si potrebbe giustificare in questo modo sul fatto che poi molto sicuramente non interverrà e quindi la politica monetaria resterà invariata, anche se gli Stati Uniti in questo momento sono sotto il 2% di inflazione, perché parlando di media, appunto, non è obbligato a fare una manovra subito per portare l'inflazione al 2%. Quindi sostanzialmente non farà nulla, è questo il discorso. E non fare nulla in questo momento, se aggiungiamo che probabilmente invece darà qualche dato positivo sul miglioramento del dato dell'occupazione, che è un po' il tasto dolente di Donald Trump. Ricordiamo che Trump era riuscito praticamente a debellare la disoccupazione, poi non entriamo nel merito di quell'occupazione, ma comunque era Sì. praticamente riuscito ad azzerare il dato della disoccupazione, che adesso invece drammaticamente è tornata ad affacciarsi come praticamente in tutto il mondo. Quindi, se la politica monetaria resterà invariata, se si parlerà di un 2% di inflazione in media e se si darà qualche dato positivo sul miglioramento dell'occupazione, sostanzialmente vuol dire che la Fed rimanda qualsiasi cosa dopo l'elezione, anche perché ricordiamo che sarà l'ultima riunione pubblica della Fed prima dell'elezione. Quindi sostanzialmente non entrerò nel merito. E questo, se posso domandarmi e rispondermi da solo, Manuela, Sì. è perché i sondaggi stanno cambiando molto rispetto a ciò che succederà a novembre, e quindi penso che la Fed abbia preso atto del fatto che i sondaggi stanno cambiando e non voglia, diciamo, scendere in campo. In che senso stanno cambiando? Quella distanza di quasi 10 punti che c'era tra Joe Biden e Donald Trump si sta accorciando Vero, velocemente. vero. E anche perché, diciamola tutta, Donald Trump conosciamo tutti, anche perché il Presidente degli Stati Uniti, conosciamo tutti i limiti di questo leader, in particolare in questo momento la pessima gestione dell'emergenza del Covid, il fatto che continua a non capire o a non voler capire cosa significa il cambiamento climatico per una parte del suo paese, cioè per la costa del Pacifico che ancora una volta sta bruciando, e non puoi andare a raccontare che perché non raccolgono i rami nei boschi. E poi anche sulla frattura razziale degli Stati Uniti, dove lui in realtà non si è schierato, ma non schierandosi ovviamente, diciamo, è stata la parte di chi in questo momento ha provocato l'incidente, cioè i poliziotti bianchi che hanno provocato quello che sappiamo. Quindi conosciamo tutti questi, diciamo, punti deboli di Trump, che per qualcuno invece sono punti forti. Mentre invece quello che si dimostra clamorosamente è l'inconsistenza di Joe Biden. Cioè, di Biden non mi verrebbe in mente un punto forte in questo momento da dire di quella che è la sua piattaforma. Sta giocando di rimbalzo rispetto a quello che dice Donald Trump, e l'unica, diciamo, cosa accertata, l'unica cosa, diciamo, interessante che ha prodotto in questo periodo è stata la scelta della sua vicepresidente Kamala Harris, che ha portato un dato interessante nel voto femminile, no? Certo, Quando si fa l'analisi, perché dopo la nomina di Kamala Harris, che da noi viene spacciata semplicemente come afroamericana, ma non, a parte che non è afroamericana perché lei è di origine indiano e giamaicano, ma a parte questo è una donna che, di tutto rispetto, con una carriera pubblica come funzionario pubblico, come procuratore, come parlamentare, è una moderata, quindi non spaventa praticamente nessuno. E, ecco, da quando ha nominato la Harris, sul voto femminile la differenza tra Biden e Trump è di circa il 12%. Ecco, questa è una bella differenza. Mentre invece, se andiamo a vedere i dati generali, Fox News, che come sappiamo è molto vicino a Donald Trump, attualmente sta dando 5 punti di differenza, quando dava prima 7-8. E se andiamo a fare un po' la media dei sondaggi che stanno girando, siamo tra il 5 e il 7. Ecco, quando arriviamo a una soglia del 5%, il risultato a un mese e mezzo dell'elezione comincia a essere incerto. Ricordiamo che Hillary Clinton 5 anni fa, 4 anni fa, era partita da una differenza a vantaggio suo di 7-8 punti, è arrivata al giorno dell'elezione con 3 punti di vantaggio, ma col sistema elettorale statunitense i 3 punti di vantaggio non vogliono dire nulla. Infatti Esatto, lei ebbe esatto. più voti popolari, ma perse le elezioni per poi come. Quindi diciamo che quelle elezioni che sembravano, diciamo, definite
quasi da sole, cioè Trump da solo avrebbe perso, non è affatto così quello che ci attende. Diciamo, se i democratici avessero avuto in questa fase un candidato con un altro carisma, cioè penso Obama, senza andare lontano, probabilmente sarebbe stata una passeggiata, ma non sarà affatto una No, 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 passeggiata. no. Poi come giustamente dici tu, è vero, Biden un po', come dire, ininfluente in questo momento a livello di prese di posizione, assolutamente. Sì, è un candidato assente, diciamo che è Trump è quello che domina lo scenario, per quello che sarà importantissimo il dibattito, io credo che si deciderà lì, il dibattito tra i due candidati, perché lì effettivamente si vedrà non tanto chi è Trump, che questo lo sanno ormai tutti, ma si vedrà chi è questo candidato Joe Biden, che è stato vicepresidente di Obama, e come sappiamo i vicepresidenti sono personaggi quasi fantasma. È che per la prima volta dovrà dimostrare se ha il carisma per guidare la prima potenza mondiale. Assolutamente sì, assolutamente sì. E insomma, beh, a breve, Alfredo, è chiaro che le presidenziali americane, insomma, diventeranno l'argomento principale con i quali i mercati si confronteranno da sempre, il market mover principale, soprattutto poi, peraltro, se nella campagna elettorale cominceranno a subentrare, come è ovvio che sia, temi collegati al coronavirus, appunto, vaccino, Certo. eccetera, eccetera. E poi le previsioni, ecco, a proposito delle previsioni e dei dati macroeconomici. Per esempio, Powell, cioè ci si aspetta in qualche modo che Powell stasera in qualche modo possa rassicurare i mercati su quel fronte, al di là delle decisioni di politica monetaria che sono già state prese, no? Sì. Quindi dando un, come dire, un riferimento rispetto allo stato di salute dell'America. Esatto, che non è così perverso. No. Cioè, devo dire che macroeconomicamente siamo messi peggio noi, cioè noi in Europa, e soprattutto un paese, che è un paese che ha sbagliato tutto negli ultimi 3 anni, che continua a sbagliare, che è la Gran Bretagna. I dati che abbiamo su, diciamo, il crollo del PIL che ci sarà in Europa, possiamo parlare del vero e proprio crollo del PIL tra 6 e 10 punti, che non è uno scherzo in un anno. Ecco, la punta negativa la toccherà la Gran Bretagna, che diciamo, vive la tempesta perfetta tra diciamo, il disastro provocato, la crisi provocata dal coronavirus e la crisi che sta provocando la Brexit, che non riescono a gestire. Cioè, in questi giorni qua abbiamo visto il balletto di prese di distanza dagli ultimi tre premier conservatori rispetto a Boris Johnson, cioè, no? Addirittura John Major, che molti pensavano fosse nemmeno vivo, è tornato per dire: ma stiamo scherzando, qua ci giochiamo la faccia, non tanto, diciamo, due soldi o cose, perché abbiamo impegnato la parola come paese e questo per noi è un patrimonio. Quindi ecco, diciamo, la situazione negli Stati Uniti non è così malvagia rispetto a quello che ci sta toccando in Europa, che invece è uscito, e questa è la notizia, perché è una notizia positiva, attenzione, è la Cina. La Cina comincia ad avere dei dati interessanti. Pensate che addirittura quest'anno maledetto, nel 2020, al momento sono ancora in attivo sulla crescita della loro industria. Mezzo punto in quest'anno in cui abbiamo perso tutti, e le previsioni che si fanno sul PIL cinese per il 2020, come se parliamo di proiezione perché siamo ancora nel mese di settembre, siamo tra i 3 e i 5 punti di crescita del PIL. Certamente per la Cina vuol dire più che dimezzare i loro livelli di crescita negli ultimi anni, ma in un anno di questo tipo uscirne con 3, 4, 5 punti di crescita, vorremmo averne noi la metà di quelli, per carità. Quindi ecco, questo cosa vuol dire? Anzitutto che c'è una possibilità, cioè c'è un orizzonte, e siccome la Cina ultimamente, negli ultimi 15 anni possiamo dire, Sì. praticamente ha determinato i cicli mondiali, perché è stata un po' la sentinella dell'economia mondiale, cioè il loro raffreddamento, riscaldamento come economia preannunciava tutta una serie di cose che magari arrivavano anche dopo molto tempo. La Cina è stata anche quella che ha parato meglio i colpi della crisi del 2008. Cioè, Ok, sì, è un vero. paese che Diciamo che Alfredo, la Cina è stata, per esempio, in questo contesto, la prima a essere colpita, ma la prima a reagire. Esatto, è la prima cosa che si è colpita, la prima a reagire, come può reagire un paese autoritario, perché abbiamo visto tutti Certo,
La reazione è questo, c'è poco da fare. In queste situazioni, ovviamente, un paese di quel tipo lì, quando tu hai un sistema di riconoscimento facciale di tutti i cittadini per controllarli, certo che se poi c'è una pandemia, li controlli facilmente anche chi è contagiato, dove va, dove viene. Quindi diciamo che è molto facile controllare un paese pur di più di 1 miliardo di persone quando sei in uno stato di quel tipo. Ma a parte questo, diciamo, la crisi della pandemia è stata in realtà una crisi nostra, perché noi quando eravamo in lockdown continuavamo a comprare cose cinesi, cioè tutto il materiale sanitario, respiratori, le mascherine, ma da dove arrivavano? Cioè la Cina ha continuato a macinare sempre prodotti, certamente non vendeva magari in quel momento l'iPhone, però comunque vendeva tutta una serie di prodotti che sono stati comprati comunque perché noi non li fabbrichiamo, e drammaticamente molti hanno scoperto che effettivamente molte cose da molti anni non si fanno. Comunque dicevo, tornando a quello che dicevo all'inizio, il fatto che la Cina abbia tenuto sostanzialmente e sia già ripartito è un buon segnale, perché questo potrebbe voler dire che un riavvio degli investimenti di tutti i cantieri che la Cina ha in giro per il mondo, penso all'Africa, penso all'America Latina, penso all'Asia, quindi magari una riattivazione dell'economia mondiale che potrebbe essere controtendenza, cioè non tanto partire dalla testa, cioè dall'Europa, dagli Stati Uniti, ma partire dall'azione della Cina nei paesi periferici nei quali sta operando. Quindi una ripresa che si comincia a vedere prima fuori dall'Europa e dagli Stati Uniti che da noi, e che già comunque basta che ripresa sia, va sempre bene. È Poi non certo, è dimentichiamo che i certo. paesi più poveri in questa situazione sono veramente alla disperazione, c'è un problema gravissimo che si è provocato. Penso all'America Latina che è ferma da 4-5 mesi. Quindi sono situazioni sociali, economiche veramente molto complicate. Il fatto che l'Argentina abbia risolto il default ci dice lunga di come in questo momento i mercati stiano molto attenti a quello che sta succedendo fuori dai mercati centrali, perché la situazione è veramente complicata. Certo, Alfredo, assolutamente, e bisogna stare attenti perché poi si rischia anche una sorta di cortocircuito, no? Perché ovviamente tutto il mondo è coinvolto in questa crisi, chiaramente con le dovute distinzioni da paese a paese, però insomma bisogna navigare a vista. In tutto questo vediamo un po' come ci inseriamo anche noi, che ovviamente rispetto al mondo siamo minuscoli, però chiaramente quando io parlo di noi parlo anche dell'Europa. Prima tu hai parlato giustamente della Brexit, che è un altro market mover, un tema caldo che a breve dovrà essere anche in qualche modo risolto. Peraltro oggi è la giornata in cui parla Ursula von der Leyen, ha detto che non si può modificare un accordo unilateralmente, no? Quando si parla di questioni che Certo. riguardano appunto l'Unione Europea, questo è chiaro, quindi c'è tutta la diatriba in corso tra Gran Bretagna e Europa, però da qui voglio passare proprio a noi, nel senso che Conte, mi rifaccio a una delle ultime notizie, ha detto se falliamo sul recovery fund, siete liberi di mandarci a casa. Ora, al di là delle questioni più puramente e squisitamente politiche che tu sei libero assolutamente di affrontare, è chiaro che il recovery fund in questo momento è la chiave di volta, di svolta, chiamiamola come vogliamo, per l'Italia, perché l'Italia, come tutti i paesi, sta soffrendo a livello economico. Allora, cerchiamo di fare un po' il punto su questo. Guarda, hai ragione, è la più grande opportunità che si presenta all'Italia da molto tempo, è la grande opportunità per poter fare quegli investimenti che normalmente non possiamo fare per tutti i vincoli che abbiamo legati al nostro debito pubblico. Quindi è una grandissima opportunità. Conte certamente sta dicendo un qualcosa che comunque è retorico, perché ricordiamo che i progetti dell'Italia per avere i fondi Recovery Fund vanno presentati a gennaio del 2021, e quindi diciamo che è piuttosto difficile ipotizzare una crisi di governo nel 2021, anche per la vicinanza della scadenza del settennato del presidente Mattarella, per tutta una serie di questioni. Comunque, Sì. io sono preoccupato. Ok, Beh, perché? sono Da che punto preoccupato di vista? da Sì. quello che sta uscendo, cioè dai famosi 557 progetti. Parliamo di bozze, ovviamente, perché ancora mancano 3 mesi per presentarli. 557 progetti che stanno girando, io ho potuto vederli, per un valore di 677 miliardi di euro, e cioè 3 volte ciò che l'Italia potrebbe ottenere con il Recovery Fund, che sono circa 200-210 miliardi di euro. Quindi già questo è un primo dato, diciamo, preoccupante. È un po' come il decreto milleproroghe, no? Dove butti dentro. Ecco, questo non è il milleproroghe, perché il Recovery Fund, contrariamente a quanto pensavano, dicevano molti, ha molti più vincoli del MES.
perché il MES prevedeva fondi per acquisto di materiale sanitario e di materiale legato all'emergenza Covid, punto e basta, mentre invece il Recovery Fund, ognuno dei progetti che presenti verrà vagliato da qualcuno che ti dirà sì o no. Io sono Sì. andato a dare un'occhiata, Manuela, su questi progetti Sì. e devo dire che ho trovato che un terzo abbondante, ma li bocciano che nemmeno arrivano a Bruxelles. Cioè, Ah, ti ecco, fa. perché la chiave è quella. Ottimo, mi piace, mi fa piacere che tu abbia parlato di questa cosa perché appunto, ecco, cioè, addirittura in percentuale così alta, cioè nel senso che non sono assolutamente No, contemplabili. cioè, no, tu potresti, cioè, l'idea del Recovery Fund, fondo per il recupero dell'economia, vuol dire investimenti per far ripartire l'economia. Investimenti vuol dire soldi che tu allochi per fare un qualcosa che metti in moto dei meccanismi. E quindi diciamo una tantum, no? Tu inietti quei soldi e fai partire un ciclo virtuoso. Questa è l'idea. Può essere un'infrastruttura. Può essere un incentivo per fare qualcosa. Sicuramente non può essere alcune delle cose che ho trovato tra i progetti. Assunzione di statali. Ma quello non te lo finanziano, perché una volta che hai fatto fuori i fondi del Recovery Fund, con che cosa li paghi? Col debito. E meno tasse sul lavoro. Non puoi pagarlo col Recovery Fund quello. La politica fiscale che tu decidi di fare e che io ritengo farebbero bene a detassare il lavoro, per carità, siamo tutti d'accordo, ma mica lo puoi finanziare con fondi europei, perché lo fai un anno o 2 anni quando hai quei fondi, poi con cosa lo paghi? Cioè il concetto di sostenibilità è la prima cosa che ti vanno a controllare in questi progetti. Mezzi pubblici gratis ho trovato dentro, che non è una roba da ridere, perché in qualche città europea, a Copenaghen, in qualche città ha sperimentato su scala municipale. Lì dentro c'è un progetto che dice di arrivare per favorire l'ambiente, eccetera, eccetera, ai mezzi pubblici che diventano gratuiti per tutti i cittadini, finanziato col Recovery Fund. Ma queste cose qua penso che più che ridere faranno piangere a Bruxelles, perché non Aiuto, sono sì, investimenti quindi strutturali, esatto, non. bravo, bravo. Guarda, noi abbiamo sempre, scusami, non è polemica, cioè mi sto basando anche No, su quello no. che ci stai raccontando tu, e noi pecchiamo sempre in quello, cioè non riusciamo a intervenire strutturalmente. Esatto, ci sono anche, ecco, no, poi raccontiamola tutta, ci sono anche quel tipo di c'è ad esempio una richiesta di fondi per la rete del 5G in Italia, quello infrastruttura va benissimo. C'è anche una voce che riguarda delle borse di studio, formazione rispetto alle nuove richieste del mercato. Ok, perché sono soldi che tu, dei ragazzi che fai studiare, li fai studiare per 2 o 3 anni, con quei soldi li paghi, dopodiché hai una serie di persone formate che fanno bene al mercato del lavoro con una qualifica particolare, ci può stare. Il divario digitale, c'è cioè un voucher per l'acquisto di computer, ci può stare perché così colleghi una serie di milioni, ma non puoi chiedere soldi per abbassare le tasse del costo del lavoro o per assumere statali o per regalare, cioè, o per far viaggiare la gente gratis sulle autobus. Quindi c'è molta confusione, questo è il punto, e secondo me questa confusione porta al fatto che abbiamo 3 volte, cioè abbiamo progetti per un valore di 3 volte ciò che ci aspetta, cioè tutti stanno caricando quello che gli passa in testa. Speriamo a un certo punto prevalga un minimo di senso comune, di buon senso, si consultino con Bruxelles e cominciano a depennare le cose che tu puoi fare sicuramente, ma con risorse proprie, ma non prendendo soldi No, 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 del certo, non recovery. europei, speriamo anche perché poi insomma è tutto spreco di energie. Ma quindi quando Conte dice se falliamo, cioè alla luce di quello che ci hai appena elencato e che hai letto, perché non è che l'hai elencato tu perché ti sei svegliato stamattina e hai detto secondo me stanno facendo questo. Ecco, quando Conte dice se falliamo siete liberi di mandarci a casa, cosa rischia? Rischia niente, perché se questo pacchetto verrà presentato a gennaio e falliamo vuol dire che, non so, non ti finanziano a metà e tu invece di portarti a casa 200 miliardi di euro ti porti a casa 100, stiamo parlando di un qualcosa che finirà come iter più o meno quando ha finito la legislatura. Quindi in realtà non sta dicendo molto, se casomai diciamo, il rischio per Conte è molto più ravvicinato riguardo all'appuntamento elettorale questo weekend, ma quello è un altro tema. Sul Recovery Fund, io non voglio immaginare che l'Italia, parlo dell'Italia a questo punto perché la faccia ce la Sì. metteremo tutti su questo, mandi un pacchetto a Bruxelles dove ci siano dentro
cose come quelle che vi ho raccontato. Cioè, io voglio immaginare che questo è un canovaccio nel quale ho fatto un brainstorming, hanno buttato dentro tutto, dopodiché dicono: ragazzi, ok, allora questi 200 miliardi possiamo chiedere queste cose, poi vediamo per le altre cose dove raccogliamo i soldi. Spero che avvenga così, perché se non avviene così un suicidio, noi veramente rischiamo di buttare via un'occasione. Cioè, non ho trovato nulla sul dissesto idrogeologico, Manuela. Che è uno dei temi, che non soltanto emergenziale, ma di opportunità di mettere in moto l'economia cantierista e creare occupazione più grande che abbiamo in Italia. Hanno tolto il ponte sullo stretto di Messina, e questo va bene, però di grandi infrastrutture che ci vorrebbero per altre cose c'è poco. Quindi per ora è, diciamo, un desiderata. Vorrei tutte cose qua. Queste cose qua valgono 600 miliardi, quindi sono impensabili. Speriamo che da qua a gennaio ci sia una scrematura, un ritorno, diciamo, al buon senso, e che si presenti un piano sostenibile, che a Bruxelles possano capire che è sostenibile. Questo vale per qualsiasi progetto europeo. Certo, assolutamente. Da molti anni sì. Lavoro, la prima cosa che vanno a valutare è se quello che tu le stai dicendo, cioè io ti chiedo soldi per fare questo, loro dicono: ok, ma questa cosa qua è sostenibile quando sono finiti i soldi? È la prima che ti fanno. E io ti dico, da esperto di progettualità europea, un terzo di quello che ho visto non è affatto sostenibile. Va bene, speriamo. Insomma, sì, le premesse speriamo. Diciamo che non sembrerebbero essere confortanti, mettiamola così, abbiamo ancora un pochino di tempo per presentare i progetti, esatto, quindi speriamo che poi si faccia quella scrematura necessaria, anche perché poi, insomma, anche perché se si mette troppa carne al fuoco, peraltro che non c'entra niente, si rischia di sortire l'effetto contrario, no? Invece bisogna indirizzare bene le energie e le risorse. Sì. Allora, Alfredo, arrivano saluti per te, chi ti fa i complimenti, quindi io posso solo ringraziarti per questa tua collaborazione, e ci sentiamo presto, insomma, per fare luce anche su quello che accadrà al di là della riunione delle banche centrali, ma soprattutto in previsione delle presidenziali, dei vaccini, eccetera, eccetera. Quindi grazie, Alfredo Luis Somoza, Istituto Cooperazione Economica Internazionale, e a presto sulle Fonti TV. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie, buona continuazione anche a te. Ritrovate questo contributo anche su YouTube, sulla nostra pagina di YouTube, quindi vi invito a seguirci anche lì mettendo il mi piace, così come su Facebook. Tra poco i certificati.